Un successo anche quest'anno la prevendita abbonamenti del Teatro La Fabbrica di Villa d'Ossola, esauriti i 580 posti disponibili già nei giorni scorsi, chiusa la campagna con un mese d'anticipo. La stagione parte il 19 ottobre con La Guerra dei Roses, con Ambra Angiolini e Matteo Cremon. Siamo molto contenti, commenta il vice sindaco Marcello Perugini, aggiungendo che dal 10 ottobre gli ultimi 50 posti disponibili sui gradoni saranno in vendita online. È tutto esaurito e tante risate per il tradizionale anticipo con il Legnanesi a fine settembre. Ma questo è un anno particolare per il Teatro Ossolano, che festeggia il ventennale. Nei giorni scorsi concerto celebrativo sul palco, la Filarmonica di Villa d'Ossola e la Zago Boogie Band, quella che accompagna il Maurizio Costanzo Show. Circa 300 persone in platea per una serata brillante e divertente tra musica, stelle strisce e jazz. In apertura di serata il vice sindaco Perugini ha ripercorso la storia della fabbrica, una scommessa che sembrava impossibile e che invece è stata vinta per quello che era il laminatoio Ceretti. L'idea di riqualificazione era nata dall'allora amministrazione Ravandoni ed è stata realizzata con fondi europei. Prossimo appuntamento per il ventennale, il 5 novembre, con il musical che racconta la storia d'Italia dal 1960 al 2001, anno dell'attacco alle Torri Gemelle, attraverso le sette note, i balli e i costumi di quei decenni. La prevendita dei biglietti per il musical è aperta.